Buonasera, pro e contro, secondo numero di questo 2015, un fine settimana che ha portato pareggi per le squadre di Lega Pro, pareggi che hanno una lettura diversa e che proiettano comunque Teramo e L'Aquila ai prossimi incontri sempre importanti perché sono due squadre che sono lì in alto e lì vorranno restare con importanti prospettive anche alla luce, insomma, di un mercato che è in itinere e che potrà dare ulteriori soddisfazioni alle due squadre, le due cugine abruzzesi. In Serie D invece le soddisfazioni sono decisamente poche, così come è successo nell'ultimo fine settimana, tra contestazioni, polemiche e comunque qualche sorriso, in particolare del Giulianova, non tanto per il punto di Recanati quanto per una situazione societaria che va schiarendosi, mentre invece a Chieti c'è sempre aria di contestazione. Tanti gli argomenti, abbiamo gli ospiti, avremo anche dei collegamenti telefonici per parlare, insomma, a tutto tondo delle categorie, insomma, di riferimento della nostra trasmissione Lega Pro e Serie D. Un saluto e un ringraziamento a Gianni D'Areo in regia e a Silvia Gentile alle camere. Vado a salutare Antonio Del Fosco, preparatore atletico della Teramo Calcio, fidatissimo di Vincenzo Vivarini, il tecnico. Buonasera Antonio. Buonasera. Grazie per essere venuto a trovarci e grazie anche al capitano del Giulianova, Danilo Testoni. Buonasera Buonasera. Danilo, benvenuto anche a te. Antonio conosce un po' meglio i nostri studi, per te è la prima volta, insomma, ti ringraziamo della tua presenza, anche perché sono state settimane un po' particolari, ne parleremo nel corso di questa nostra trasmissione. Subito chiedo a Gianni di proporci la schermata, o meglio le schermate della Lega Pro per parlare con Antonio di questo momento del Teramo e anche, ora ci siamo allontanati dalla partita col Pisa che si è giocata sabato, siamo a mercoledì, diciamo che ci si proietta più che altro sulla prossima partita di Grosseto di domenica. Però quell'1-1 col Pisa lascia qualche amaro in bocca, un po' di amaro in bocca, no? Beh, sicuramente per come si è svolta la partita, sicuramente aver raccolto un punto è sicuramente poco, però le aspettative erano delle migliori e magari ecco, con il se e con il ma, se avessimo fatto il gol con il calcio di rigore sicuramente avremmo riportato a casa 3 punti. Però la cosa che rimane positiva è la prestazione, la giusta applicazione che tutti i giocatori hanno impiegato in questa partita. Che cosa volevate vedere col nuovo anno di questo Teramo, giocando contro le due forze principali del campionato, budget e rosa, alla mano? Cosa vi aspettavate di vedere e cosa avete avuto di riscontro poi effettivamente, sul campo? Sono stati poi anche due pareggi dalle dinamiche, diverse, ma, possiamo tracciare una sorta di, possiamo, disegnare un filo rosso che unisce queste due partite. Ma sicuramente giocarsi l'ultima partita di andata con l'Ascoli per giocarsi il titolo di campione d'inverno sicuramente è stato per noi un grande lusso, perché chiaramente stare lì e potersi giocare questo titolo non è da poco. E sicuramente a inizio anno prospettare questo tipo di scenario era veramente, non dico un sogno, ma lì vicino. E chiaramente abbiamo incontrato due squadre, due compagini molto molto attrezzate, forse le più forti del girone. E chiaramente con atteggiamenti diversi, dove abbiamo una individualità maggiore per quanto riguarda l'Ascoli e un'organizzazione di gioco fondata su buoni schemi da parte del Pisa. E questo Teramo ti è piaciuto, insomma, per l'atteggiamento, poi soprattutto nella gara col Pisa, una squadra davvero di grande personalità, quella personalità che avete trovato cammin facendo anche nella gara di Ascoli, che è iniziata con qualche difficoltà di troppo. Sì, sicuramente siamo una squadra che sta crescendo di partita in partita e sta aumentando sicuramente la consapevolezza del potenziale che ha. E chiaramente siamo partiti lì a Ascoli con 8.000 persone, chiaramente i primi 5-10 minuti sicuramente abbiamo concesso forse tante palle gol che magari nell'arco del giorno di andata non abbiamo concesso. E poi chiaramente lì ci siamo un po' riorganizzati, abbiamo pure lì preso sicurezza e abbiamo fatto la nostra partita, rischiando ecco, contro una prima della classe, Certo. però mettendoli anche in difficoltà. Senti Antonio, tra poco nelle immagini che stanno scorrendo arriverà quella mischia. Io non so se ti è mai capitato di assistere a un'occasione come questa,
una sequenza di palle gol impressionante, un'azione interminabile. E come la palla non sia entrata alla fine di tutta questa azione non lo sa nessuno. Ti è mai capitato? No, sinceramente no, ho visto qualche scena lì in televisione con mai dire gol, perché effettivamente questa azione, tirare 7-8 volte in porta con ribattute, traverse, parti del corpo che bloccano la traiettoria, sicuramente è un'azione particolare. Senti, te che insomma curi la preparazione atletica della squadra, come sta il Teramo e soprattutto che tipo di lavoro avete svolto nella mini pausa, che poi chiamarla pausa con le festività di Natale, quindi i giocatori tornano a casa, poi rientrano, non è che ci sia tutto questo grandissimo spazio per fare il cosiddetto richiamo di preparazione. Avete fatto qualcosa sotto questo profilo? Dunque, noi in genere nel macrociclo stabiliamo che nel periodo invernale vengono effettuati dei test a livello organico per vedere la condizione della squadra. Ma non abbiamo ritenuto necessario eseguire il test proprio perché la squadra l'abbiamo vista in crescita, perché i ragazzi rispondono in maniera positiva e lì abbiamo voluto guadagnare qualche giorno e quindi qualche seduta per la programmazione in vista appunto della partita sia con l'Ascoli che questa del Pisa. Quindi come obiettivo abbiamo mangiato un po' di tempo e sicuramente la squadra sta crescendo sempre di più. Danilo, poi parliamo maggiormente di questioni che riguardano la partita, le partite del campo. Ho detto in precedenza, sono state settimane davvero complesse, no? Tu stesso, insomma, ci siamo sentiti la scorsa settimana, sembrava tu potessi venire ospite, poi siccome c'era una situazione ancora da risolvere, abbiamo preferito temporeggiare. Però ora più o meno una quadratura la si è trovata. Ecco, tu sei anche capitano del Giulianova, quindi un po' rappresenti i tuoi compagni di squadra. Si è trovato questo accordo intanto tra la vecchia e la nuova proprietà, nella persona di Esposito e Perletta, e poi tra la dirigenza e voi giocatori, Sì, giusto? si è trovato questo accordo. In settimana è venuto il presidente degli spogliatoi a parlare. Diciamo che loro hanno trovato accordo con Perletta per quanto riguarda vertenze e debiti vari. Noi comunque abbiamo deciso di fare questo sacrificio per quanto riguarda anche qualche stipendio, però lui ce ne ha garantiti 4 da qui alla fine della stagione, poi per gli altri si vedrà comunque. L'importante penso che si sia risolta nel migliore dei modi perché comunque. Sì, perché c'è appunto la situazione che riguarda le vertenze, quindi con questo accordo fatto tra le parti, Perletta e Esposito, loro saneranno l'aspetto delle vertenze, non avrete punti di penalizzazione, hanno chiesto a voi un sacrificio per la gestione corrente da qui alla fine della stagione, e voi avete insomma accettato questa. Sì, proprio così. E come avete vissuto però queste settimane? Perché immagino non sia stato facile giocare, anche se siete passati da una partita semi inguardabile come quella con Castelfidardo, una grande prestazione come quella con la Maceratese. No, vabbè, penso che comunque la prestazione con Castelfidardo sia stata un caso, cioè non era dovuta a un fatto mentale. Poi per il resto queste settimane sono state un po' travagliate, tra qualche allenamento non fatto e discussioni varie, però comunque siamo stati bravi a compattarci nel momento della nostra decisione, dimostrare che comunque questa squadra può fare bene, se la può giocare con tutte le squadre. C'è stato un momento in cui avete pensato, ma chi ce lo fa fare? Lasciamo tutto e buonanotte. Oppure, insomma, ha prevalso lo spirito di gruppo e anche lo spirito, no, per la maglia. Magari all'inizio uno, cioè quando magari la situazione sembrava persa, che non si riusciva a garantire niente, magari il pensiero ci può essere stato, però dopo comunque è prevalsa anche la voglia di giocare, comunque mettersi in discussione anche per la prossima stagione. È un sacrificio questo che fate, lo fate per la vostra dirigenza, lo fate per la piazza. L'obiettivo appunto è quello della salvezza senza, diciamo così, passare per la via impervia dei playout, anche una sorta di roulette russa. Poi lì è una partita, sono o due partite comunque dove può succedere di tutto, quindi.
prima vi salvate meglio è sostanzialmente. Sì, sicuramente il nostro obiettivo rimane quello di non passare dai playoff. Penso che per adesso stiamo mantenendo le previsioni, in quanto abbiamo 21 punti. Forse molta gente neanche ce li dava a inizio campionato. E un ultimo aspetto, per un giuliese verace, una bandiera come Francesco Giorgini, anche per lui, poi magari lo avremo ospite prossimamente e ce ne parlerà direttamente, però sai, averlo visto così toccato dopo quella partita con Castelfidardo penso abbia fatto impressione un po' anche a te che lo conosci da tanto. Sì, magari vabbè, il mister comunque lo conosco, so che lui comunque ci tiene troppo a Giulianova, quindi lui magari essendo abituato ai vecchi tempi della C1 con grosse squadre dove lui era allenatore, magari vedere certe partite perse con comunque squadre magari inferiori, si è sentito un po' toccato nell'orgoglio, però poi comunque il mister penso che ci avrà riflettuto bene e ha fatto la scelta migliore. Certo, ecco qui proprio lo vediamo dopo la partita con il Castelfidardo. Torniamo da Antonio con il campionato di Lega Pro. Avete perso una posizione perché dopo il pareggio c'è stata la vittoria della Reggiana. Rivediamo un attimo la classifica. Il mercato si muove, il Teramo per il momento non ha ancora effettuato movimenti in entrata, al di là di Di Matteo che è arrivato a dicembre, però... se noi guardiamo l'Ascoli che ha appena preso Nardini e la Reggiana ha preso Giannone, il Pisa ha ufficializzato proprio dopo la partita con voi Andrea Righini, che è un attaccante che insomma sposta gli equilibri in questa categoria, avendo già Rashid Armà. L'Aquila comunque i suoi movimenti li sta facendo e più tardi ne sapremo anche di più con il collegamento telefonico. Insomma sarà dura restare lì su. Voi al momento potete puntare su questa coesione di squadra, su questa chimica che avete trovato, però state anche vedendo come si stanno muovendo le altre squadre. Certo, sicuramente il nostro direttore sportivo Marcello Di Giuseppe sta sicuramente alla finestra, ma non a guardare ma bensì a scrutare con attenzione il giusto affare da poter fare per poter completare questa rosa, che abbiamo un organico di ragazzi, di giocatori veramente, veramente uomini, perché effettivamente la differenza che sta facendo il Teramo è proprio questo gruppo forte dove c'è uno zoccolo duro di giocatori, ma di uomini specialmente, che stanno facendo la differenza e stanno dimostrando sul campo e fuori dal campo questa marcia in più che il Teramo ha. Sicuramente qualcosa verrà veramente inserita nella rosa, però sicuramente sarà scelta del direttore su richieste del mister per poter far sì che il tutto venga a vantaggio del Teramo. Però io ho fatto quei riferimenti sulle squadre che si trovano in alta classifica, perché poi i movimenti sono stati fatti anche da squadre che sono un po' più in basso, tipo il Grosseto che sarà un prossimo avversario. Tra queste in alto, quale ti sta convincendo di più a livello di movimento? Anche se tu parli insomma dalla sponda teramana, quindi guardi soprattutto dentro il tuo recinto, però comunque un occhio inevitabilmente lo si butta anche fuori. Quali sono i colpi che più ti hanno? Sicuramente Righini, che è andato chiaramente al Pisa, sicuramente è un valore molto aggiunto. L'Ascoli stesso, Nardini e non dimentichiamoci Tripoli, che sono chiaramente giocatori di categoria chiaramente superiore. Ma la Reggiana sta cercando di prendere anche Vacca, che chiaramente è un giocatore che sta aspettando l'ultima partita adesso con il Benevento di domenica, per poi decidere cosa fare. È stata fatta una buona richiesta e lì la Reggiana è una delle squadre veramente attrezzate. Anche perché è quella meno sponsorizzata, nel senso che si dice facilmente Pisa e Ascoli, però poi ci si dimentica che questa è una signora squadra, perché da noi ha espresso un buon calcio e è quella che maggiormente ci ha impressionato. Allora, facciamo il punto con il prossimo servizio, cerchiamo di trarre qualche altro spunto da questi contenuti e poi andremo con il collegamento telefonico.
La sessione invernale del mercato per ora sta avendo un impatto diverso per Teramo e L'Aquila. Da una parte i biancorossi che qualcosa faranno, ma non sembrano avere grande fretta, e dopo l'innesto di dicembre di Luca Di Matteo sono alla ricerca non spasmodica, soprattutto di una mezzala che elevi il tasso tecnico della mediana. La priorità semmai è sfoltire. Due le situazioni da monitorare, il portiere Federico Serraiocco e l'esterno Cristian Buonaiuto. Dall'altra L'Aquila sta intervenendo in maniera massiccia, anche forse al di là di ogni aspettativa, per una squadra indicata tra le papabili alla vittoria del campionato e che si trova a pochi punti dalla vetta. Ci si aspettavano quei colpi che costituissero un valore aggiunto per colmare il piccolo gap col primo posto. Ed invece, dopo Carini, Gotti e Virdis, la solidità del padrone Chiodi ha puntellato il centrocampo con il 23enne centrocampista serbo Marko Djuric in prestito dal Cesena. Fratello d'arte ha già fatto male ai rossoblù con la maglia del Forlì, dove ha giocato la prima parte di stagione. E non è finita qui, perché altre operazioni sono in cantiere. Tra i nomi circolati nei giorni scorsi, quello più caldo è l'attaccante Demiro Pozzebon, e altro ancora può accadere se il caso Pacilli non sarà risolto positivamente per i rossoblù. Insomma, quella che sta avvenendo in casa L'Aquila, se non è una rivoluzione di organico, neanche si può parlare di pochi ritocchi, e molto di più. L'auspicio è che questi movimenti non minino gli equilibri così faticosamente trovati dopo l'avvento di Nunzio Zavettieri. In questo contesto si inserisce il big match con la capolista Ascoli di sabato prossimo, una partita alla quale L'Aquila non arriva in un momento particolarmente felice. Tra gli ultimi due pareggi, il mercato, il caso Pacilli, Zavettieri dovrà superarsi per isolare il gruppo e tirare fuori il massimo. Anche per questo il gruppo si sta allenando al Centicolella, lontano da sguardi indiscreti. La gara con l'Ascoli può valere una stagione, una vittoria farebbe impennare le quotazioni dei rossoblù, il pari saprebbe di occasione persa, la sconfitta farebbe dire addio ai sogni di primato. Morale più alto in casa Teramo, i biancorossi escono rafforzati nelle loro convinzioni dopo i pareggi con le corazzate Ascoli e Pisa, partite che hanno fatto capire come la squadra può alzare la posta e puntare al podio. Forse il primo posto è fuori portata, ma un piazzamento playoff non è utopia. Il gruppo è granitico e con quei tre lì davanti tutto può succedere. Sì, quei tre, perché con la Padula e Donnarumma anche Capitan Bucchi con la rete al Pisa rivendica la propria importanza da cambio di lusso nel settore avanzato. Notevole l'ingresso in campo di Luca Di Matteo. Quando potrà garantire questo rendimento per 90 minuti, Vivarini si stropiccerà gli occhi. Intanto il mercato è in fermento. Tra i colpi principali l'esterno Riccardo Nardini del Modena rinforza l'Ascoli, l'ex bomber del Pontedera Arrighini lascia l'Avellino e approda nel suo Pisa, coppia atomica con Rashid Armà. La reggiana punta sul fantasista Giannone, il Grosseto cambia ancora tecnico, dopo Silva tocca a Padalino essere esonerato, arriva al suo posto Paolo Stringara che avrà a disposizione l'ex lancianese Fofanà, lascia la Maremma invece il difensore Morero. Allora, abbiamo parlato tanto dell'Aquila nella scheda e andiamo all'Aquila da Gianmarco Menga. Buonasera Gianmarco. Buonasera Andrea, buonasera a tutti. Allora, ci sono intanto delle ultime novità sul fronte mercato. Ieri la firma di Djuric, si parlava in queste ore anche di Demiro Pozzebon, l'attaccante ex Avellino. Che ci dici? Pozzebon arriverà domani all'Aquila, cioè creerà la squadra. Da quanto sappiamo la firma già dovrebbe essere stata posta sul contratto, si aspetta l'ufficialità che in realtà non è ancora arrivata in serata da parte del club aquilano, però insomma mi sento di dire che Pozzebon è un nuovo attaccante dell'Aquila, viene in prestito dall'Avellino, come dicevi tu, fino a giugno di quest'anno. Ho detto nel servizio che l'Aquila a questo punto, più che fare dei ritocchi, sta intervenendo in maniera massiccia sul mercato. Come ti spieghi queste tante acquisizioni fatte? A questo punto 5 e non è finita qui probabilmente. Beh, il centrocampo andava rinforzato alla luce, comunque bisogna considerare che si sta aspettando anche il ritorno di Perpetuini, che sarà sicuramente un'arma in più a centrocampo, però anche l'arrivo di Djuric, un incontrista in più anche per essere più duttili a livello tattico. Da questo punto di vista io mi spiegherei e quindi risponderei alla tua domanda sul numero di acquisti che l'Aquila sta facendo. Zavettieri sa che ormai l'Aquila è stata studiata e bene dalle avversarie negli ultimi mesi, ormai il 3-4-3 non è più una novità e da qui
appunto sta ripartendo il tecnico aquilano, abbiamo visto anche per necessità il 4-3-3 nell'ultima partita, ma si potrebbe passare anche a un 3-5-2 a partita in corso o dall'inizio, quindi più elementi, più pedine anche di varie caratteristiche per poter variare appunto lo schema tattico della squadra. Per quanto riguarda gli attaccanti, ormai è già il secondo Pozzo e Boni insieme a Virdis, non so se alla fine resterà Perna, si parlava dell'Ischia, ma potrebbe rimanere, anche perché comunque vanno considerate già le partenze di Mancini e quella ormai prossima anche di Zappacosta, che è fuori rosa da un bel po'. In entrata non saprei per il momento che cosa dirti, perché in realtà adesso sono veramente diventati molti colpi di mercato proprio all'inizio di questa sessione invernale. Si parlava dopo metà mese anche del fantomatico ritorno di Claudio De Sosa, però certo con l'arrivo di Pozzo e Bon cominciano ad essere molte le punte. Bisogna sempre tenere in caldo, no, la questione Mario Facilli, che sembrava essere rientrata la situazione, in realtà non è ancora definitiva da quanto so io, però si sta magari tenendo anche una tregua tra le parti prima di una partita così importante come quella di sabato. Vediamo se resterà tale la situazione fino a fine mese. Quindi diciamo che al momento forse è più corretto parlare di tregua per quanto riguarda la situazione di Pacilli, che è una soluzione definitiva già trovata. Però Gianmarco, probabilmente l'Aquila non arriva a questa gara così importante, che forse vale addirittura una stagione, nella situazione migliore, nella condizione migliore. Anche perché, ecco, vedo che insomma Zavettieri sta facendo allenare la squadra al Centicolella senza la possibilità di vedere gli allenamenti, quindi insomma cercano un po' di isolare. Ecco. È palpabile la tensione, Andrea, in questo momento. È la partita, come si dice, della vita o della morte, perché comunque, sì, dicevi bene, non si arriva in un momento facile, però è quella partita che se la riuscissi a vincere poi ti potrebbe aprire un nuovo campionato. Lo ha detto anche San Domenico oggi sul giornale, insomma, chi ha più da perdere tra l'Aquila e Ascoli in questo momento è proprio l'Aquila. È l'occasione per dare veramente un senso, una sterzata a questo campionato. Ci si aspetta, c'è fermento in città, devo essere sincero, però notizia dell'ultima ora: il Grosso ha dato 500 tagliandi in più agli ascolani, che quindi saranno quasi 1300 assiepati tra il settore ospiti e una fetta di distinti. Si sta aspettando una grande risposta stavolta degli aquilani, che devono appunto rispondere presente per la prima volta veramente in questa stagione, perché non ci si può presentare, almeno spero, in 1500-1600, parlo di aquilani, ad un appuntamento del genere. Per ora sì. La prevendita, ti dico, parla di circa 600 tagliandi per appunto i tifosi di casa. Si sa che gli aquilani magari in genere poi fanno impennare i numeri tra giovedì e venerdì ed altri direttamente ai botteghini il giorno della partita, quindi mi auguro che alla fine le presenze, non dico a livello playoff, ma saranno almeno sulle 3.000. Anche perché ti stavo dicendo che la prima tranche di biglietti, che poi doveva essere l'unica definitiva tranche di biglietti data agli ascolani, è andata in fumo in poche ore, perché Ascoli c'è talmente tanto entusiasmo, e quindi ora, come ci dici tu, è stata aggiunta un'altra tranche. Ricordiamo anche Gianmarco che sarà la giornata rosso-blu, quindi chi vuole andare allo stadio e ha l'abbonamento deve comunque prendere il biglietto, e a tempo fino a domani chi è abbonato per far scattare la prelazione. Giusto. Esattamente, in sede, esattamente. Fino a domani la prelazione può essere esercitata dagli abbonati, sarà giornata rosso-blu, sperando che la sia appunto veramente. I sistemi di sicurezza anche sono stati organizzati, insomma, per questo mini esodo da parte degli ascolani, e ripeto, ci si aspetta solo una grande risposta di pubblico da parte degli aquilani, perché c'è bisogno di un vero sostegno per uno spettacolo che ci sarà sicuramente sabato al Fattori. L'ultima... Sì. No, vai, finisci. No, perdere, volevo dire, insomma, significherebbe, non dico abbandonare definitivamente i sogni da primato, ma quasi, perché comunque già sono 5 le lunghezze, e poi anche a livello psicologico, visto che già l'Aquila viene da un momento difficile, una sconfitta in uno scontro diretto così delicato potrebbe essere una mazzata fatale a livello mentale. L'ultima, pensi che Scrulli e Pomante possono rientrare nell'undici titolare, e poi Djuric, pensi che possa già essere schierato da Zavettieri?
Parto dalla ultima, Djuric ci sono molte possibilità da quanto so io, nonostante, come dicevamo prima, non sto avendo la possibilità come i miei colleghi d'altronde di poter assistere agli allenamenti in questa settimana, ma anche per caratteristiche sarebbe il sostituto ideale di Lorenzo Del Pinto, che sarà appunto squalificato sabato. Per Scrugli ci sono buone possibilità, anche perché credo che si ritornerà al 3-4-3 e quindi comunque Scrugli e Pedrelli sono state per settimane, sono stati insomma i titolari degli esterni insieme anche a Triarico, che ha dato garanzie in quel ruolo. Per quanto riguarda Pomante, so che sta molto meglio rispetto alla scorsa settimana e potrebbe essere, ti dico, quasi obbligata la sua presenza in campo, anche perché si è fermato oggi Zaffagnini durante l'amichevole, domani ci sarà un'ecografia, sperando che non si tratti di uno stiramento, perché altrimenti sicuramente il difensore bolognese dovrebbe saltare la partita di sabato. Maccarone anche non è al meglio, ma ce la farà, quindi c'è questo piccolo allarme che speriamo possa rientrare domani per Zaffagnini. Anche alla luce di questo ti garantisco che insomma Pomante dovrebbe essere della partita. Grazie Gianmarco, grazie per la disponibilità, buona serata. Buonasera, buonasera a tutti, ciao Andrea. Grazie a Gianmarco Menga che ci ha dato insomma le ultimissime sul fronte L'Aquila. L'Aquila può sicuramente partecipare a questa lotta per il primo posto. Il Teramo invece, ho detto nel servizio, forse il primo posto sembrerebbe troppo anche alla luce di questi squadroni che ci sono, però ormai anche il presidente Campidelli è uscito un po' allo scoperto, no? C'è grande entusiasmo e questo podio del girone B non è più un'utopia, cioè ci siete anche voi per questo traguardo? Sì, attualmente siamo lì, il presidente a tal proposito è molto molto carico, l'ha dimostrato e sicuramente questa è testimonianza che nelle prime tre ci siamo. È chiaro che per rimanere lì ci devono essere tante componenti, tanti fattori che si devono incastrare, e sicuramente noi ce la metteremo tutta affinché insomma questi tasselli vengano incastrati in maniera migliore. E noi ci speriamo, perché stare lì significa avere tutto, raggiungere un bel traguardo, ma insomma è anche una bella soddisfazione. Certo, poi più tardi parleremo anche un po' di faremo qualche considerazione di mercato. Chiaramente tu non sei l'uomo mercato del Teramo, cercheremo insomma però di capire cosa può fare al caso di questa squadra. Fino a un paio d'anni fa giocavi in Lega Pro, Danilo, peraltro anche bene. Noti delle differenze, una te la dico io, a livello mediatico probabilmente questa Lega Pro si vede di più rispetto a quella di prima, perché sì, ora con un iPhone, con uno smartphone, con un tablet vedi tutte le partite, e per il resto insomma noti delle differenze rispetto... Sì, magari con l'unificazione della Lega Pro magari si sono raggruppate magari le squadre un po' più blasonate, più forti, e quindi magari ha aumentato il livello tecnico del campionato, rendendolo così anche un po' più bello e spettacolare. Rispetto ai tempi, insomma, quando hai giocato tu in Lega Pro, ma ripeto, parliamo di 2 anni fa, tu sei tra i pochi reduci di questo Giulianova, dell'ultimo, quello insomma della gestione d'Agostino tra i professionisti. Qual è il ricordo più bello che ti lega a quelle stagioni? E se c'è una squadra del Giulianova a cui sei particolarmente legato, perché magari eravate un grande gruppo, perché avete fatto grandi risultati, se c'è insomma qualche personaggio, qualche compagno di squadra? No, magari comunque il ricordo più bello forse l'inizio campionato, quando eravamo nelle prime posizioni, che ci giocavamo anche uno dei primi posti col Perugia in casa, che poi perdemmo 1-0 nel finale. Però per quanto riguarda... Signor Clemente, segnò, sì, il pescatore di perle. quindi insomma fu quell'inizio. Sì, per il resto sì, poi comunque sono state due salvezze comunque belle, dove c'erano due gruppi di ragazzi comunque importanti. Con chi hai legato di più, che ricordi particolarmente? Con Zoppetti, forse perché era un mio compagno di reparto.
certo. Ed era uno dei più esperti da, da seguire. Trascinatore da quel punto di vista, un po' il Nassi di oggi, diciamo così, l'uomo di esperienza. Va bene, ci fermiamo, andiamo in pubblicità, poi rientriamo, parliamo un po' di mercato e qui Antonio Del Fosco è anche pronto ad ascoltare le ultimissime da Grosseto, perché Grosseto, come abbiamo detto, ha cambiato allenatore, quindi potrebbe cambiare il modulo, quindi potrebbero cambiare anche alcuni uomini, anche perché ci sono movimenti di mercati fatti dalla squadra del vulcanico Camilli, quindi cercheremo di capirne di più tra poco. Eccoci rientrati. Allora, abbiamo detto in precedenza del Teramo che insomma qualcosa farà in questo mercato, ma l'obiettivo, Antonio, mi sembra chiaro. Insomma, voi avete questo gruppo, l'avete costruito nel tempo, quindi la priorità va alla saldezza del gruppo. Prima facciamo un discorso sull'Aquila, c'è il rischio che tutti questi ingressi, tutti questi innesti possano ricreare nuovi equilibri che però vanno trovati nel corso delle settimane. Invece qui si parte da una base che c'è e quindi la priorità che voi date è questa continuità di gruppo, no? Certo, perché sicuramente si dà merito a chi insomma ha assemblato la squadra, e quindi qui il direttore Di Giuseppe ha assemblato una squadra che in questi anni sta dando i suoi frutti e attorno a questa scocca sta sicuramente mettendo dei pezzi sempre più precisi e ad hoc per questa figura che è appunto il Teramo. Certo, sembra difficile, uno dei nomi maggiormente circolati è quello di Risio, questo ragazzo che ora è al Martina, ma sembra che il Martina non sia tanto propenso a liberare il giocatore. Comunque il tipo di giocatore, l'identikit che cerca il Teramo un po' lì a centrocampo, ruolo di mezzala. Si sta lavorando anche per l'uscita di Serraiocco, che insomma, avendo perso il posto a titolare, lui desidera comunque trovare maggiore spazio, e la meta Carpi è una meta sempre più concreta, anche se si sta lavorando anche su questo fronte, perché Serraiocco non è del Teramo e basta, è del Teramo e del Brescia, e la situazione a Brescia ora è ricca di incognite, quindi una sistemazione magari al Carpi di Serraiocco passa per una definizione anche delle dinamiche interne al Brescia Calcio. Poi una volta che ci sarà un chiarimento sotto questo profilo, il giocatore potrà conoscere il proprio destino con maggiore accuratezza. Problemi di equilibri da trovare e ritrovare in parte li ha avuti anche il Giulianova, perché Danilo, era la vostra rosa è stata cambiata, per non dire anche stravolta, nel corso di questi mesi, no? Siete stati anche in 35, ora siete di meno. Sì, come dicevi tu, inizio anno siamo partiti con una rosa ampia, 35 persone. Poi quei problemi societari, 35. Bravo, quindi diciamo, all'inizio era un po' un casino. Poi andando avanti con la nuova società, diciamo, le cose sono un po' chiarite, molti giocatori sono andati via e siamo rimasti adesso ad esserne 20-20. Numero sufficiente per salvarsi. Numero sufficiente comunque per fare questo campionato e per lavorare in maniera serena e giusta. Certo, senti, la partita di domenica scorsa a Recanati come è stata? Partita equilibrata, pari e giusto, anche se è maturato poi alla fine. Sì, secondo me una partita equilibrata da due squadre che si devono salvare. Certo, come dici tu, il pari risultava più giusto. Secondo me se non finiva 1-1 sarebbe finita comunque 0-0, anzi ci è andata bene, perché comunque sì, siamo ritornati in svantaggio a 2 minuti dalla fine, poi siamo stati bravi e fortunati a riprenderla subito. È importante, perché comunque è un avversario, era uno scontro diretto, quindi li avete tenuti dietro, perché... e nello scontro diretto siete in vantaggio perché avete vinto l'andata 2-1, avete pareggiato al ritorno. Non so se abbiamo l'ospite telefonico in collegamento, ancora no, però allora stiamo parlando, Antonio, di questo Grosseto che vi ha lasciato una grossa delusione nella partita d'andata, perché c'è stata la sconfitta 3-1 al Bonolis, un risultato che volete probabilmente vendicare, anche se sì, probabilmente ora lo abbiamo in collegamento telefonico. C'è il collega Carlo Vellutini di TV9. Buonasera Carlo.
Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Chiaramente ti disturbiamo perché vogliamo sapere insomma un po' le ultime da Grosseto e del Grosseto, visto che insomma il patron Camilli vi dà sempre tanto tanto lavoro, no? Così vulcanico, cambia gli allenatori, cambia, stravolge le squadre, quindi c'è da stare sempre allerta. Allora, le ultime, che ci dici? Ma allora, le ultime chiaramente sono proprio delle ultime ore, se vogliamo usare un gioco di parole, nel senso che c'è stato il cambio di allenatore con il passaggio da Pasquale Padalino a Paolo Stringara, quindi sicuramente un passaggio interessante per quanto riguarda quello che sarà il futuro del Grosseto, nel senso che Padalino, dopo la sconfitta di Piacenza, chiaramente era un po' arrivato al capolinea, lo si era inteso. Stringara torna su una panchina dopo 2 anni, quindi sarà anche un po' da vedere con che spirito ritorna sulla panchina. In più c'è l'aspetto del mercato, con la rescissione del contratto di Santiago Morero, che era un giocatore che doveva fare la differenza, in realtà ha un po' deluso qui in Maremma, e l'arrivo di Fofana, che invece è un giocatore che può portare esperienza in attacco. Senti, è una squadra che sarà in parte rivisitata anche tatticamente dal nuovo allenatore, suppongo di sì. Sì, sicuramente ci sarà un passaggio a quello che è un po' il modulo che Stringara ha sempre preferito, cioè il 3-4-3, un modulo un po' più offensivo rispetto al 3-5-2 di Padalino, che era stato anche poi il modulo adottato dal predecessore Silva, un modulo che esaltava le caratteristiche forse anche di quel Grosseto, nel senso che probabilmente, come ricorderete anche nella sfida dell'andata, era una squadra che si chiudeva e riusciva a sfruttare bene poi gli spazi che gli venivano concessi. Il problema è che magari era una squadra che poi aveva anche difficoltà a chiudersi, perché alla fin fine ha segnato tanto con 28 gol al secondo attacco, però ha anche subito molto con 25 reti al passivo, quindi questo pesa molto sulla classifica del Grosseto. Dunque si cerca di sfruttare queste doti offensive sperando di utilizzare l'attacco forse un po' come arma per arrivare ai risultati. Oltre a Morero sono andati via giocatori come Massimo, in particolare Finazzi, che è un giocatore che per la categoria era molto importante. Più si parla di un'eventuale partenza di Lugo, che è un giocatore anche lui di grande talento. Insomma, di giocatori buoni a Grosseto ne sono passati e ce ne sono, ma perché non si riesce a trovare poi questa chimica che fa decollare la squadra maremmana? Ma il problema risiede tutto nell'estate del Grosseto, con Piero Camilli che sembrava volesse vendere la società e poi a pochi giorni dal campionato ha deciso invece di tenerla per sé. Quindi la squadra di fatto è stata costruita in 3-4 giorni e poi costantemente durante il campionato. Dunque tutti i problemi risiedono nel fatto che il grosso dei giocatori o venivano da preparazioni precarie oppure non avevano proprio fatto la preparazione. Finazzi, per fare un esempio, un giocatore che noi avevamo conosciuto da avversario in Serie B, era tutt'altro giocatore rispetto a quello che abbiamo visto qui a Grosseto. Lugo è un giocatore che ha grandissimi doti, numeri sicuramente importanti, però poi per esempio ha grosse difficoltà in fase di conclusione e è molto poco costante, possiamo dire, nel rendimento. Nel caso di Massimo, l'altro giocatore che sottolineavi, in realtà è stato poco impiegato, è stato uno dei primi acquisti, ma poi non ha trovato grande spazio. Quindi diciamo che i problemi del Grosseto risiedono molto in questa costruzione in fretta e furia della squadra, che non ha avuto quasi il tempo di amalgamarsi. Ma certo, bisogna anche dire che in estate, cioè quando è stata costruita, l'obiettivo era fare una buona squadra per essere sicuri di salvarsi. Poi
se si otteneva di più era anche qualcosa di meglio, ecco. Allora, chiudo con due domande ancora. Uno, ci sono dei giocatori nel Grosseto che conosciamo bene in Abruzzo, uno è abruzzese doc come Luca Verna, scuola Lanciano, ex Chieti, e l'altro è Alessandro Volpe che a Lanciano ha giocato e ha fatto parte del ciclo vincente, sfociato poi con la promozione della squadra in Serie B ed era anche nella squadra che si è salvata nel primo anno con Gautieri. Che ci dici di questi due giocatori e poi cosa sapete del Teramo lì in Maremma e che squadra pensate di incontrare tra virgolette domenica prossima? Allora, partendo dai due ragazzi, Verna è sicuramente una sorpresa piacevole per noi, nel senso che comunque sta facendo molto bene. Come costanza di rendimento è sicuramente il giocatore migliore, ha segnato anche gol pesanti come quello, i due che hanno permesso al Grosseto di vincere a Pisa. Volpe è arrivato, è diventato subito un perno del centrocampo, portando quella qualità che un po' al Grosseto mancava lì nel mezzo, si è già messo abbastanza in evidenza, deve trovare il ritmo gara visto che aveva rescisso dopo la nona partita con la Salernitana. Sul Teramo è chiaro che l'avversario forse un peggiore in questo momento per il Grosseto, uno dei peggiori, nel senso che comunque è una squadra che è costruita per far bene, poco conta il risultato obiettivamente dell'andata, anche perché mi sembra che abbia trovato poi durante il campionato il giusto ritmo, dunque è chiaro che è un avversario temibile, anche se insomma il Grosseto credo cercherà di giocarsela perché ha bisogno comunque di punti. Grazie Carlo, ti ringrazio per questo tuo contributo e ti auguro buona serata e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Grazie a Carlo Vellutini. E allora, nel rivedere anche le immagini di quella cocente sconfitta dell'andata, Antonio, che panorama viene fuori, no, dopo queste parole? Sicuramente ci aspetterà una partita dura. Rivedere le immagini e vedere come abbiamo preso gol e chiaramente una partita dove abbiamo preso gli ultimi due gol nel nostro momento migliore, dove stavamo attaccando, dove avevamo creato altre due occasioni che per sfortuna non sono entrate. Però ecco, al di là di questo ci aspetta una partita dura, che adesso il mister da domani stesso, che torna dal supercorso di Coverciano, inizierà a valutare e a studiare bene l'avversario per poter utilizzare il giusto atteggiamento da mettere in campo. E sicuramente speriamo, insomma, di fare una nostra partita per poter riportare dei punti buoni per, insomma, ai fini della classifica. Hanno preso un giocatore come Alessandro Volpe, che era stato anche accostato al Teramo, un signor giocatore anche di categoria superiore. Ma questa notizia sinceramente non sono al corrente. Del fatto che fosse accostato, no, però sì. Comunque è un giocatore di quelli. Sì, che... sicuramente è un giocatore che è di categoria superiore, un giocatore di prima fascia, certo. Che sicuramente fa la differenza. Assolutamente, assolutamente sì. Torniamo a parlare di Serie D, lo facciamo vedendo questa scheda sul girone F che poi commentiamo con Danilo Testoni. Chi sarà l'antagonista principale della Maceratese? Le prossime due giornate di campionato daranno una risposta. Sì, perché le principali inseguitrici sfideranno la capolista. Domenica prossima sarà il Fano a ospitare al Mancini. La squadra Amaranto ha arrestato la serie di vittorie con il pari di Castelfidardo, ma è in palla e vorrà sfruttare l'opportunità. Poi la Civitanovese sarà di scena del Via Regina, anche se l'11 di Meco Monaco, reduce dalla scoppola di Materica, sembra in flessione. Se la Maceratese dovesse superare bene il doppio ostacolo, metterebbe una seria ipoteca sulla vittoria finale, al netto di un'eventuale rimonta della San Benedettese, che però è attesa da esami ancora più probanti dopo le vittorie con Castelfidardo e Agnonese. Purtroppo l'analisi della parte alta di classifica non tocca gli abruzzesi, che continuano ad avere poco da festeggiare. L'unico sorriso vero arriva da Giulianova, il pari di Recanati ha dato seguito alla risoluzione delle grandi societarie con l'apparentamento Esposito per Letta, teso a scongiurare penalizzazioni e a garantire la gestione corrente, e i giocatori che hanno accettato una decurtazione dei prossimi rimborsi per finire la stagione. Non può sorridere il San Nicolò, che continua a lasciare per strada troppi punti. La gara con la Fermana è stata stradominata, ma non si possono fallire tutte queste opportunità. Il prezzo è quello di restare nel limbo della classifica quando si potrebbe competere per altro. Sospiro di sollievo per la Miternina, che arpione il pari a Pesaro in pieno recupero. Acque agitatissime a Chieti, la tifoseria organizzata che già manifestava e protestava dopo le vittorie, questa volta ha potuto cavalcare anche la prima sconfitta interna di Aeroverdi contro un Termoli però più forte di quanto dica la classifica dopo il mercato.
Non bastassero le dimissioni di Bellia, gli alti e bassi della squadra, le squalifiche, Prinari recidivo, gli infortuni, gli ultimi di Del Grosso e Rapino, le problematiche legate agli impianti di allenamento. Lunedì si è accesa la polemica col tecnico del Celano Pasquale Luiso, che poi ha fatto marcia indietro, che ha commentato in maniera sibillina la sconfitta teatina contro una propria diretta rivale. Parole che hanno mandato su tutte le furie il Chieti, che già nel dopogara aveva aspramente contestato la penalizzante dichiarazione di gara di Catucci di Foggia. Non male come anticipazione del derby. E sì, perché domenica il Celano e il Chieti si ritroveranno di fronte al Piccone, partita che promette scintille, che il Celano deve vincere per migliorare una brutta classifica e che il Chieti non può perdere, non solo per il morale, ma anche per non spostare il baricentro della sua classifica verso la parte bassa. Sarebbe un pessimo inizio di girone di ritorno. A proposito del Termoli che ha battuto il Chieti a domicilio, oggi c'è stato il recupero della gara valida per l'ultima di andata. Il derby molisano è andato al Campobasso, che ha battuto il Termoli 2-1 in rimonta. Vi proporremo il servizio proprio in chiusura di trasmissione prima della nostra solita clip, quindi vedremo come il Campobasso ha rimontato il gol sul rigore di Matera. Lo ha fatto con le reti nel secondo tempo, nell'ultimo quarto d'ora. Tra l'altro c'è stato anche un autogol di Fuschi che ha consegnato la vittoria al Campobasso. Todino aveva pareggiato, aveva segnato il gol dell'1-1, ma la rimonta è maturata nell'ultimo quarto d'ora. Prima di commentare la scheda, vediamo anche qualche messaggio con l'aiuto di Gianni D'Areo dalla regia. Buonasera a tutti lo studio. Buonasera a tutto lo studio. Premetto che già ho avuto risposta dal Teramo su Facebook. Avevo evidenziato che alcune persone non vanno più allo stadio, visto che sia in casa che fuori siamo sempre noi a dover restare dentro lo stadio per deflusso degli altri. Che lo si chiami ordine pubblico, ok, ma vale a senso unico contro i teramani. Si deve modificare e o trovare soluzioni con gli organi preposti, scrive Silvano. Lo immagino, insomma, che sia una situazione di disagio, però insomma la Teramo Calcio avrà soddisfatto la richiesta del nostro amico da casa, ma sono poi delle disposizioni che vanno applicate, evidentemente a Teramo lo fanno con estrema meticolosità. Al di là che il gesto non ha nessun fondamento giuridico, qualcuno mi spiega perché il presidente Esposito ha restituito la società al sindaco Mastromauro? Non era Pavone il sindaco competente? Grazie. La squadra è stata restituita al sindaco Mastromauro, è stato un gesto simbolico. È chiaro che poi le quote, se sono di Antonio Esposito, restano ad Antonio Esposito, non è che quelle quote, tra virgolette quote, si può, perché poi Giulianova non è una società di capitali. Sì. Era una società di capitali ai tempi di D'Agostino, ora non lo è più, però se la proprietà è di Esposito, resta Esposito. La riconsegna al sindaco Mastromauro è un gesto simbolico, come a dire o mi dai una mano altrimenti io non vado avanti. Giusto o sbagliato che fosse quel gesto? Poi il sindaco Mastromauro ha risposto per le rime, ha chiesto a Esposito di essere un po' più, tra virgolette, educato e rispettoso della storia calcistica di Giulianova, però è stato un gesto simbolico, non è stato certo una riconsegna vera e propria, materiale, ecco. Ci sono novità sul mercato del Teramo, un saluto ad Andrea e complimenti per la trasmissione Domenico. Lo abbiamo detto in precedenza, Teramo si sta muovendo in maniera molto, con grande circospezione, senza fare follie, cerca un centrocampista, questo Dirisio difficilmente arriverà, però è un pallino di Marcello Di Giuseppe che lo cerca non da quest'anno. Però c'è un Martina da convincere e non sarà facile. C'è questo ragazzo, io non so se oggi insomma anche i colleghi hanno riportato Vieira Pinto, che potrebbe venire in prova domani. Antonio ci dà conferma ora, sì. Anzi parliamone subito. Cosa sai di questo ragazzo che viene dall'Olanense, sì, che è la squadra portoghese che peraltro fa parte del circuito del Parma? Viene questo ragazzo classe 92, lo proverete un po' di giorni? Sì, stasera sono andati a prenderlo il team manager Alessio Peroni con il direttore generale Scacchioli, a prenderlo all'aeroporto a Ciampino, e arriverà quindi in serata, e domani farà un primo test, ecco, con un amichevole con il settore giovanile. Vedremo, lo metteremo insomma all'opera, vedremo che qualità e che caratteristiche ha questo giocatore. Sicuramente la scelta è stata già oculata, perché il ragazzo viene in prova con degli obiettivi particolari.
Certo, poi si chiama Vieira Pinto, io penso che più portoghese di così non si possa. Sarà lo staff tecnico poi a valutare proprio effettivamente se è un giocatore che può fare a caso del Teramo. Però ripeto, Teramo non farà follie, il gruppo c'è e sano. Ripeto, se ci sarà l'opportunità, soprattutto nel reparto di centrocampo, si farà qualcosa. Non so se c'era un altro messaggio. Teramo sabato ha dimostrato di poterci stare lì su. Se il pubblico si avvicina e dà il suo calore, si può fare tutto. Comunque, Di Matteo, grande giocatore, titolare subito. Oggi è uscita la notizia che il Teramo sia sulle tracce di Gian Donato della Salernitana. In realtà, questa voce circola da diverse settimane. Se fosse vero, credo che sarebbe un ottimo calciatore che ci farebbe fare un grande salto di qualità, scrive Mirko. Se posso dire la mia, oh, Forza Magico Teramo, scrive sempre Mirko, ciao e lo salutiamo. Se fosse vero, io dico che mi farebbe piacere, tra virgolette, tanto per il papà del ragazzo Mario Giandonato, allenatore della testa, che insomma più volte abbiamo avuto ospite e ci farebbe piacere per lui e chiaramente per il figlio. Non so se è in ottime condizioni fisiche perché ha avuto diversi problemi in quest'ultima parte della sua carriera e deve un po' ritrovare la sua identità. Era un ragazzo che ha debuttato con la Juventus, quindi comunque ha dei numeri. Se è un giocatore che è in buona condizione fisica, può fare anche al caso del Teramo. Tutto sta a vedere appunto quali sono le sue condizioni e nel caso potrebbe essere un giocatore che può far comodo a questo Teramo. Abbiamo detto il commento alla scheda con Danilo. Voi col Chieti avete giocato una partita brutta da parte vostra, però giocare in quelle condizioni, ora tu te ne intendi perché ne avete passati di tutti i colori, ma anche a Chieti non stanno molto meglio. Sì, sicuramente, vabbè, la partita nostra che abbiamo fatto a Chieti è stata un po' dalle due facce, visto che il primo tempo comunque abbiamo iniziato bene, anche in vantaggio, poi un'espulsione comunque condizionata la partita. Per quanto riguarda il Chieti, sì, giocare in quelle condizioni diciamo che non è il massimo e magari anche perdere contro squadre che comunque fanno un anno di coda ci può stare perché comunque Anche perché il termo lì di ora non è il sì, termo lì di quando dell'andata. ci avete giocato Sì, voi, ad sì. esempio. Vediamo un attimo la classifica. Lì sopra si parla marchigiano, al di là della vittoria di oggi del Campobasso. Tu chi vedi favorita? Tenuto conto che voi avete giocato con la Maceratese recentemente, bloccandola all'Elvia Regina, facendo una gran bella partita, in 10 uomini. Sì, guarda, io all'inizio campionato dicevo che comunque la Maceratese avrebbe vinto senza problemi, però adesso secondo me il Fano potrebbe dire la sua perché comunque penso che ha trovato la migliore condizione. Però domenica lo scontro diretto in casa con la Maceratese senza Alessandrini, l'allenatore, squalificato anche Torta, che è un difensore per loro molto importante. Ma penso che comunque sia se la prenderanno nel modo giusto, anche la Maceratese comunque avrà le sue difficoltà per battere il Fano. La Samb, come Sì, la la valuti? Samba è un buon organico, Siete forse. pronti perché domenica Sì, ci giocate? ci giochiamo domenica, speriamo di riscattare la brutta figura comunque che abbiamo fatto l'andata, anche se la squadra non era ancora completa e c'erano ancora varie difficoltà societarie. Antonio, questo è un girone che conosci, segui un po'. Sì, in qualche partita seguo anche perché ho nella Maceratese ho sia Marco Croce che Ferri Marini, due giocatori che ha avuto lì Aprilia e poi lo Ferri stesso. Marini, doppietta col Celano, è comunque grande prestazione. Poi ecco, un giocatore che conosco sia a Chieti, dove chiaramente abbiamo allenato 3-4 anni fa con vittoria del campionato. E poi ecco, seguo perché c'è il mio Celano, chiaramente da marsicano, e mi dispiace un po' vederlo lì giù. Spero che insomma riesca a risalire presto la classifica per poter uscire ecco, dalle zone brutte insomma, della classifica. Senti, qualche tempo fa mi è capitato di rivedere le immagini della promozione del Chieti in quel di Montecchio. Giornata super, con Bellia portato in trionfo dai tifosi. Ora, se uno torna a Chieti ora, non si può capacitare, no? Di quelle immagini, È questo. è chiaro che poi le cose cambiano.
Tu insomma da ex ti fa specie, no? Abbiamo visto anche le immagini, la contestazione fuori dai cancelli ogni domenica. È così, non è facile lavorare in quelle condizioni. Certo, non è facile. Noi quell'anno fu particolare proprio perché i tifosi entrarono dentro il nostro spogliatoio una partita contro il Canistro. Era la partita, la prima, la seconda di ritorno, e stavamo in una classifica non sicuramente buona. Forse era la penultima d'andata. Ecco, infatti, comunque periodo d'andata, pieno sì, invernale. Era appena arrivati i tre giocatori nuovi, che erano Schaffer, Salvagno e Vicilli, arrivarono, e lì ancora la squadra non stava con gli ingranaggi giusti. Da lì poi partimmo, facemmo un grande, ecco, entrarono i tifosi, quindi qui a testimoniare che il tifoso chietino è un tifoso veramente attaccato tantissimo in maniera buona, ecco, alla squadra. E lì facemmo poi la cavalcata, riprendendo 9 punti all'Aquila che era prima, e vincemmo il campionato. E vedere adesso il Chieti con il tifo in questo modo, la società che, ecco, barcolla, mi dispiace un po', perché ho passato 2 anni bellissimi a Chieti vincendo appunto, certo, un campionato. Tra l'altro tu sei marsicano e domenica c'è Celano Chieti, ecco. E c'è anche questa polemica che è intercorsa tra Luiso, che ha avanzato qualche, non so se dire sospetto, comunque ha pronunciato delle frasi sibilline verso Chieti Termoli, perché il Termoli è diretta rivale del Celano, e domenica c'è proprio Celano Chieti, quindi insomma sarà una partita che ha un antefatto particolare. Certo, poi ecco, ho saputo che il Termoli ha acquistato anche giocatori importanti che in quella partita hanno fatto la differenza, e il Celano magari, il mister Luiso ha fatto quell'osservazione che poi ho sentito che ha chiesto subito scusa, quindi è rientrato nei canoni, e sarà sicuramente una bella partita, ecco. Senti, diciamo qualcosa, visto che me l'hai accennato, su Stefano Fiore, perché ormai pensavamo che la sua stagione fosse sostanzialmente finita, invece... No, Nicola Fiore, abbiamo avuto una bellissima notizia, perché è andato a fare il controllo dal dottor Cerulli e si è complimentato con lo staff sanitario, quindi con Tony Misantoni, che sta facendo un grande lavoro, insieme a Piero Timoteo, che chiaramente sono totalmente controllati e visionati dal dottor Carlo Duco. Hanno avuto quindi questa applicazione costante su Nicola, che ha ottenuto dei grandi miglioramenti, tant'è vero che Cerulli si è complimentato e gli ha detto di iniziare appunto a lavorare sul campo, iniziando a correre, e si prospetta, se tutto va bene come protocollo di ripresa, tra fine febbraio dovrebbe stare totalmente a disposizione. Okay. Poi ora che... Piano plan... Ci sarà insomma la possibilità di tornare in campo. Certo, in campo lui già sta facendo la corsa, ha sicuramente una deambulazione non corretta, però sicuramente sta a uno step superiore rispetto a quello che si aspettava Cerulli, e quindi lui sta iniziando adesso a correre, a cercare di familiarizzare con il terreno, ha preso già contatto con la palla, e quindi a breve inizierà a unirsi al gruppo per poi stare a disposizione per fine febbraio. Invece fronte infermeria, Danilo, da voi tutto a posto? C'è ancora qualche ammaccatura? No, a parte Esposito. Che comunque ha questo problema, comunque sembra in fase di... Inguinale? Sì, però comunque dovrebbe essersi quasi risolto, e penso tra un paio di settimane dovrebbe tornare a disposizione, per il resto non ci sono altri infortunati. Senti, dovrebbe rientrare dalla squalifica Falsa Perla, sì, che è un ragazzo nuovo, arrivato da poco tempo, per quelli che non hanno ancora visto all'opera di Giulianova Alfadini, perché è arrivato da poco tempo, vuoi dire qualcosa su questo nuovo giocatore che è arrivato? Sì, lui ha avuto qualche problema con il transfer, per questo comunque ci ha messo un po' di tempo. Che lui viene dall'Anderlecht, sì. Dalle giovanili dell'Anderlecht. Sì. La Juventus del Belgio. Sì. Quindi niente, domenica scorsa con la Maceratese ha debuttato, comunque è un ragazzo molto valido tecnicamente, salta bene l'uomo, per il resto è tutto da scoprire. Sì, tutto da scoprire. Benissimo, magari farà qualche numero contro la San Benedettese. Ci fermiamo, pubblicità, poi il rush finale che ci porterà via l'ultimo quarto d'ora. A tra poco. Bene, rientro lampo, terza e ultima parte di pro e contro. Abbiamo parlato prima di Nicola Fiore, che insomma potremmo rivedere all'opera dalla prossima primavera. C'è un ragazzo che sta a Teramo facendo davvero grandi cose,
che lo scorso anno è arrivato, ha giocato a fasi alterne, però si intravedeva qualcosa. Devo dire che quest'anno Diego Cenciarelli, sì, Antonio, ha forse esploso, forse non vorrei usare un termine eccessivo, ma io anche col Pisa, insomma, sono rimasto colpito, anche perché è un giocatore che riesce a fare un tipo di fase, spesso a volte di raccordo tra il centrocampo e l'attacco, pur non essendo lui un trequartista, tutt'altro, però lo vedo che spesso è di quelli che avete lì in mezzo, è quello che si spinge più avanti e forse va a cucire il gioco con il reparto d'attacco. Non so se ho un'impressione fallace. No, sicuramente lui ha trovato i giusti equilibri qui a Teramo, è stato impiegato con tutti e due i moduli e lui si è adattato velocemente sia al primo che chiaramente a questo ultimo. È un giocatore che ha una grande corsa, ha doti tecniche e di conseguenza quando queste due qualità vengono messe insieme può essere un giocatore importante. Sì, lui si spinge oltre la mediana perché ha corsa, perché ha intuito, è un po' spregiudicato e perché è ragazzo. E questo sicuramente fa bene per quanto riguarda il nostro modulo. Ok, andiamo ad ascoltare proprio le parole di Diego Cenciarelli, che così si proietta alla gara prossima di Grosseto. Da una Toscana all'altra, da una squadra che è stata costruita per vincere il campionato ad una formazione che aveva ambizioni alla vigilia di questo campionato ma che ora sta attraversando un momento difficile. C'è il nuovo allenatore a Grosseto, Stringara, questo potrebbe essere un problema in più per voi oppure no? Sicuramente il cambio allenatore può diciamo cambiare per loro la rotta, però noi pensiamo solo a noi, il Grosseto. All'andata ci abbiamo perso 3-1 e secondo me non meritavamo di perdere. Cercherete di vendicare questa sconfitta? Sicuramente, andremo a Grosseto col coltello fra i denti. Grosseto è una squadra che ha in formazione tanti giocatori che hanno anche militato in Serie B, però quello di Grosseto non è, come si suol dire, un campo caldo dove si avverte molto il fattore campo, insomma questo invece è un vantaggio probabilmente per voi. Io mi sono divertito a giocare a Ascoli oppure a giocare a Pisa. Secondo me quando c'è gente è anche più stimoloso per noi giocare e divertirci, appunto. Quindi Grosseto non ci sarà gente, ci saranno sicuramente i nostri sostenitori che verranno a darci una mano. Però. Come ci si sente il terzo posto in classifica? È bello, è chiaro che è bello perché ti gratifica per quello che fai durante la settimana. E quindi magari uno aspira anche ad arrivare primo. Tornando al Grosseto, per chiudere con una battuta, in terra maremmana c'è un presidente vulcanico come un po' anche il presidente Campitelli, però quest'anno il presidente vi sta dando un'ulteriore spinta. Il presidente però non ha cacciato Vivarini ancora, invece le cose ne ha cacciati già due, quindi speriamo che comunque il presidente ci sta sempre vicino e è uno che ci dà sempre una grossa mano e non ci fa mancare niente. Beh, è giusta l'osservazione di Cenciarelli, saranno due vulcani ma Campitelli non fa l'errore, sì. invece Camilli, perché poi stiamo parlando anche di questo, evidentemente ci sono grandi possibilità economiche perché avere a libro paga nella stessa stagione tutti questi presidenti ed è una cosa che per Camilli accade quasi ogni anno. Beato lui, evidentemente, anche se poi i risultati non sono eccellenti. Danilo, tu meglio centrale, meglio terzino, perché spesso anche ho letto, no, Testoni rende meglio se gioca da una parte o dall'altra della difesa. Tu nasci come e ti esprimi meglio dove? Ma io nasco come terzino sinistro. Addirittura sinistro? Sì, io ho iniziato giovanili da terzino sinistro. Poi vabbè, con andare avanti negli anni sono stato sfruttato un po' in tutti i ruoli. Ultimamente più terzino destro e all'occorrenza anche centrale. Beh, anche tra i pro spesso hai giocato centrale. Anche, sì, perché tra squalifiche e infortuni. Zoppetti si infortunava spesso. Quindi. Quindi spesso ho fatto anche il centrale. Però io diciamo che mi esprimo meglio da terzino. Certo, e avete in dirigenza un personaggio comunque come Moris Carrozzieri, no? Che insomma ha giocato in un palcoscenico importante come la Serie A, ha smesso da poco di giocare. Che rapporto avete voi giocatori con una persona comunque che è anche molto conosciuta, che insomma è un personaggio?
Sì, no, vabbè, noi abbiamo un rapporto molto tranquillo con Ma quasi specie chiamarlo il direttore Sì, infatti sportivo, in per realtà lui è. noi non sembra neanche quasi un direttore, però comunque lui ricopre questa carica, ma in maniera molto tranquilla ci rapportiamo con lui. Però vedo che ci tiene molto. Sì, vabbè, lui Sente comunque molto la responsabilità. il suo primo anno comunque da direttore sportivo credo che vorrà fare bene, quindi in una piazza come Giulianova poi. Certamente. Allora, siamo nella parte finale. Come sempre faccio. Allora, Testò, sei bello, ma togli quel cappello. Cappelletto, forza Giglia. Poi vediamo chi te l'ha mandato e se vuoi rispondere Non so chi è, non so chi è. potrei fare, ma ci arriveremo con le nostre fonti segrete. Siamo proprio alla fine. Allora, vediamo. Arbitri e probabili formazioni della prossima giornata. Poi vi proporremo, come detto, a fine trasmissione, quindi tra pochissimo, il servizio di Campobasso Termoli, quindi le clip di tutti i gol dell'ultimo fine settimana, Lega Pro e Serie D. Allora, andiamo con Niccolò Baroni della sezione di Firenze, che è un arbitro che abbiamo già incontrato, ricordo una volta di aver detto, insomma, un bel bestione, nel senso che è fisicamente imponente, arbitro della sezione di Firenze, dirigerà l'Aquila Ascoli, è un terzo anno, 44 partite, abbastanza equilibrato il rendimento, 18 gare, pardon, 18 vittorie interne, 13 pareggi, 13 vittorie esterne. Espelle tanto, 32 espulsioni in 44 partite, appena 10 rigori concessi. A livello di precedenti, nessuna delle due può ridere perché l'Ascoli ha avuto solamente una volta Baroni e ha perso. Ascoli Frosinone 0-1 lo scorso anno. Sempre lo scorso anno, tre precedenti per l'Aquila, due pareggi, l'Aquila Benevento 2-2, l'Aquila Perugia 0-0 e una sconfitta, Frosinone l'Aquila 3-0. Questo per quanto riguarda l'Aquila. Dunque Niccolò Baroni, arbitro molto esperto anche per il Teramo. Lo scorso anno c'era un quinto anno, Fiore di Barletta, ora un quarto anno, Andrea Tardino di Milano, 52 direzioni. Qui tocca ferro, Antonio, perché ci sono ben 26 vittorie interne, 16 pareggi, 10 vittorie esterne, quindi tendenza casalinga per Tardino di Milano che ha 22 rigori concessi e 22 espulsioni. Quindi decisamente arbitro meno severo rispetto a Baroni. Come precedente ce n'è uno per parte ed è una vittoria per parte. Teramo Martina 3-0 due stagioni fa ed è una partita di culto quella che ha diretto Tardino di Milano perché è l'unica gara nella quale ha fatto gol Emiliano Olcese. Quindi ho detto un nome che a Teramo chi lo ricorda facendo un sussulto dirà è la miseria. Eh sì. Olcese ha fatto un gol in quella stagione e in quella partita chi dirigeva era proprio questo uomo qui, quindi partita di culto per lui. E ha diretto il Grosseto lo scorso anno in un Gubbio Grosseto 0-1 gol partita di Del Vecchio, quindi una vittoria a testa per Grosseto e Teramo con questo direttore di gara. La faccia l'ha Sì, inquadrata Antonio, quindi vuoi fare qualche dovremmo considerazione? sfatare quest'altro tabù perché sicuramente vincere fuori casa è una cosa bella. Poi quest'anno già a Pontedera abbiamo sfatato un altro tabù Non perché perdevano da un non anno e perdevano l'anno passa, quindi. solare, ecco qui che chissà. Eh sì, vediamo le probabili formazioni. Partiamo dall'Ascoli, che noi non abbiamo inserito il nuovo acquisto Nardini, potrebbe anche giocare, chi lo sa, però insomma con l'anno in porta, Mori e Mengoni centrali, Dell'Orco e Pelagatti o Avogadri, i terzini, Pirrone che rientra e Addae, i due interni, e poi Altinier che ha fatto bene giocando al posto di Perez, potrebbe essere confermato, Berrettoni intoccabile, Mustacchio intoccabile, poi a sinistra potrebbe giocare Giovannini, ma Carpani ha fatto due gol, quindi probabile che si guadagni la conferma, tenuto conto che Tripoli non è a disposizione e che Nardini è appena arrivato. Quindi questo può essere un 11 di massima per l'Ascoli. Vediamo il Grosseto nel nuovo assetto voluto da Stringara. Baiocco in porta, ha superato nelle gerarchie Mangiapelo.
terzetto di difesa con Elez, Burzigotti e lo spostamento di Legittimo, anche perché con la partenza di Morero lì dietro sono un po' contati. Paparusso a sinistra, Paparusso ha fatto gol al Teramo 2 anni fa con la maglia del Poggibonsi, Albertini a destra e i centrali di centrocampo Verna e Volpe, trio d'attacco con Pickelman, Fofana e Torromino. Se non ce la fa Torromino a rientrare perché era infortunato ed è in dubbio, toccherà a Gambino completare il tridente. Quindi queste le probabili formazioni. Insomma, è una squadra, Antonio, che sì, ha dei valori importanti. Attrezzata bene, come no, come no. Un tridente d'attacco veramente di prima fascia. Assolutamente sì. La San Benedettese sarà il vostro prossimo avversario. Intanto, dal punto di vista ambientale, sarà una gara sentita, perché anche qui si rievocano i confronti dei tempi dei professionisti. La San Benedettese è una grande tifoseria, Giulianova anche, quindi sarà una gara infuocata intanto, sì. Danilo. Sì, sì, sarà una gara infuocata, basta vedere che i biglietti ospiti sono già finiti, ma sicuramente anche i tifosi nostri saranno carichi per questa partita. Niente, speriamo comunque di rifarci dopo la partita d'andata. Certo. Sarà dura, però comunque penso che noi stiamo attraversando adesso un buon periodo. Come abbiamo fatto anche a Macerata, penso che ce la possiamo giocare con chiunque. Senti, dal tuo lato, non so, o incontrerai Napolano o incontrerai Jonathan Alessandro, incontrerai per modo di dire, sì, ti scontrerai. Sono due giocatori nell'uno contro uno fortissimi. Napolano molto tecnico, Alessandro punta molto sulla velocità, sul primo passo. Insomma, giocatori ti daranno molto molto filo da torcere. Ma quello sicuramente, vabbè, se mettesse comunque una squadra allestita per puntare in alto, è normale che avanti a giocatori importanti. Però l'importante è non dare spazio a questi giocatori e attaccarli subito e non dare modo a loro di esprimere le loro potenzialità. Partita d'andata non avete avuto scampo, era anche una situazione particolare, sì, la vostra. Ma ti dirò, al primo tempo 0-0, però comunque si vedeva che grande differenza, prima o poi avremmo preso gol. Poi vabbè, sono arrivati anche in delle situazioni fortunose alcuni, però insomma c'era sì, poco da discutere. Va bene, arriviamo alla fine di questo nostro appuntamento. Io vi ricordo che lasceremo spazio alle immagini. Campobasso Teramo, il servizio vittoria oggi nel recupero 2-1 per il Campobasso, poi la clip finale. Io ringrazio Antonio Del Fosco, preparatore atletico del Teramo, in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie, buonasera. Grazie al capitano del Giulianova Danilo Testoni, grazie, grazie Danilo, grazie a Giannina Reo in regia, alle camere Silvia Gentile. Noi ci ritroveremo, se vorrete, mercoledì prossimo con un nuovo numero di pro e contro. Spazio alle immagini. Il Campobasso batte il Termoli 2-1 in una bellissima giornata di sport fatta di circa 1500 spettatori a Selvapiana, di cui 200 provenienti dalla costa. Partita combattuta, i lupi ritornano tra i playoff. Il Termoli dà ottima prova di sé e vende carissima la pelle. Dirige bene il signor D'Angelo della sezione di Ascoli, prima vittoria per Vullo, di contro è la prima sconfitta per Marcello Casu. Al quarto, intesa rapidissima tra Felici e la corrente Ragazzo, il diagonale di quest'ultimo trova Maggio reattivo all'altezza del primo palo. Al quarto d'ora dalla sponda di Miani per Di Gennaro, che perde l'attimo propizio per andare al tiro. Derby equilibrato, lo vogliono vincere entrambe. Al ventesimo Nicolai è pronto al cross ma sbaglia tutto al momento del passaggio giusto. Todino, autentica spina nel fianco del Termoli, alla mezz'ora mette l'ennesimo pallone pennellato e messo al centro per la deviazione alta di Miani. Il Termoli è schierato molto bene e riesce ad arginare i rossoblu. Al trentunesimo Di Matera prende metri a Nicolai, mette al centro ma nessun giallorosso riesce a deviare. La più grande occasione della partita è di marca campobassana, ci mette lo zampino Todino al 37esimo quando è abile a mettere al centro per la deviazione di Marconato. La girata di Di Gennaro clamorosamente viene salvata da Falco sulla linea di porta. Nel finale l'episodio che cambia il match: al 42esimo Cianci commette un fallo ingenuo su Sorianiello. Non ci sono dubbi per il signor D'Angelo di Ascoli e calcio di rigore di cui si incarica con successo Antonio Di Matera.
L'esultanza poi viene raccolta sotto la gradinata destinata ai tifosi del Termoli. Parziale che non rispecchia esattamente il film della prima frazione, ma dopo un solo minuto di recupero tant'è. Vullo pensa di far entrare Lazzarini per Miani dal primo della ripresa. Dopo 3 minuti del secondo tempo la palla è per Di Gennaro che gira alto sopra la traversa dopo una deviazione. Al decimo ancora Di Gennaro che colpisce di testa il cross di Panni ma manda addosso a Marconato. Vullo inserisce Giovannisci al posto di Cianci, Casu, Gaiano per Santoro. Il campobasso rimane troppo prevedibile nella manovra. Al 20° Minadeo spedisce alto sopra la traversa. Il Termoli cerca di approfittare del contropiede, la sua arma migliore. Da applausi quello del 25° da Di Matera, velocissimo per Gaiano. Si ritaglia uno spazio Felici che riceve ma manda alto un raddoppio che appariva già fatto. Nel campobasso entra pure Vitelli in luogo di Pani. Prima del pareggio rosso-blu il Termoli sfiora il 2-0 con questo tiro di Di Matera parato all'altezza del primo palo da Maggi. Qualche secondo più tardi l'invenzione è proprio di Vitelli che mette in mezzo un pallone troppo ghiotto da spingere in rete per Todino che realizza l'1-1 alla mezz'ora esatta. La Nord Scorrano esplode di gioia e confida nel quarto d'ora finale per la vittoria rosso-blu. Ancora Vitelli al 34° il suo pallone è colpito in tuffo da Di Gennaro ma termina fuori. Vitelli entra e spacca in due la partita. Al 39° possesso del pallone per lui, apertura a destra per Lazzarini che mette un pallone spinto in rete involontariamente da Fuschi. Autogol dell'ex di turno e Selvapiana impazza di gioia. I cambi rosso-blu fanno davvero bene al campobasso, encomiabili le scene finali con le due squadre che ricevono gli applausi delle rispettive tifoserie. Per entrambe le squadre gli impegni si accavallano, il campobasso va a scoppito domenica prossima contro la Miternina, il Termoli si prepara ad ospitare il Matelica. Ha avuto un culo da paura e tanto lo posso dire, è da paura perché è stato fortunatissimo. È una squadra oggi che doveva vincere, era il Teramo, ha fatto una partita stratosferica. Faccio dei cambi non perché sono bravo io, diciamo, con i cambi che faccio, ma è quelli che entrano, che veramente entrano con lo spirito giusto, con la rabbia giusta. Yeah.
will be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Da figlio sei mesi di squalifica, sei mesi mi vanno bene, non ti fa smettere di pensare che ha qualcosa di bello. Ragazzi, a fine partita non hanno gioito, avevano i musi lunghi, questo per dimostrare che hanno capito che non hanno fatto una grande partita. La squadra ha interpretato bene la partita, siamo stati poco cattivi sotto porta, delle volte è stato bravo il portiere perché ha fatto dei grandi interventi. Aspettavo una risposta da squadra e questo devo ammettere che l'ho vista. Ho visto una Maceratese più compatta, più ordinata. Il portiere
importante, a me fa piacere che voi magari vedete che la squadra prova a giocare a calcio e non fa delle brutte figure, però purtroppo il calcio è questo. Andare subito un doppio vantaggio e quindi tutto è stato molto più semplice, però queste sono partite che possono diventare difficili se passa il tempo e non si riesce ad andare in gol. Per tutto l'ambiente, perché era anche giusto dopo tanto lavoro incominciare a raccogliere i frutti. Ma è come si perde che non mi piace, non abbiamo vinto un contrasto, i nuovi è bene che si diano una svegliata e i vecchi è bene che si diano una svegliata.